Oggi, sabato 25 febbraio, ascoltiamo il Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù vide un pubblicano di nome Levi, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C'era una folla numerosa di pubblicani ed altra gente, che erano con loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: «Come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Gesù rispose loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, perché si convertano». Ben alzati a tutti voi. Sono Emanuela, una casalinga con gioie e fatiche di ogni giorno. Il nostro vescovo Pier Antonio, felici di averlo visto rientrare in diocesi e in salute, ci invita a leggere la parola in un modo profondo e riflessivo, piano piano, concentrandoci su di una frase o di una parola che il brano del Vangelo ci suggerisce in modo particolare. Potrebbe essere questo un modo per iniziare ogni cosa, ogni nostro incontro, impegno, riunione, insomma la nostra giornata, con una consapevolezza dell'essere cristiani in ogni ambito. Utilizzando questo metodo, il brano di oggi mi ha fatto fermare e riflettere su una parola: banchetto. Per me il banchetto è tavola, è festa, è gioia ed è condivisione. Il banchetto mi fa pensare a tanti matrimoni di amici sposati, mi fa pensare al giorno del mio matrimonio che per grazia ci ha portato 4 perle che sono i nostri figli. Natale, Pasqua, cena fra amici, io adoro apparecchiare il tavolo per bene per gli ospiti che arrivano. Ogni giorno stendo la tovaglia, metto tovaglioli, piatti, bicchieri, posate, pranzi e cene per mio marito e per i miei figli, che a volte arrivano gioiosi, altre volte pensierosi o addirittura silenziosi. Ma io sono sempre lì e forse ancora di più in questo periodo di Quaresima voglio impegnarmi a farlo sempre col sorriso, anche se a volte posso essere più stanca anch'io. Sono una moglie, sono una mamma, una sorella, una cognata, una zia, una madrina, un'amica e sono anche figlia. Sono figlia di 2 genitori anziani che devono essere costantemente seguiti. Che fatica vederli invecchiare con sofferenze fisiche e mentali e vederli stare poco bene. Anche in questa situazione mi propongo di mettere un sorriso quando preparo il loro banchetto. È un banchetto speciale quello per i miei genitori, perché le portate sono medicine. Per ogni pastiglia che metto nel contenitore a seconda degli orari che necessitano essere prese, ci metto anche un sorriso, quindi una pastiglia e un sorriso. Il ritmo quotidiano, che a volte è faticoso, è anche vero che però tantissime volte è semplicemente bello. E i miei banchetti sono gratis e non faccio pagare nessuno. Però perché? Perché sto imparando dal banchetto della messa, sto imparando dall'Eucaristia, che facendo le cose con amore tutto spontaneamente è gratuito. È proprio dalla comunione, da ricevere il pane eucaristico, che voglio impegnarmi a tingere sempre di più la forza, il sorriso e l'energia per poter fare questi banchetti d'amore. Ecco, questi sono impegni quaresimani che mi propongo e propongo a voi che state meditando con me il Vangelo di oggi: preparare ogni tavola del mio vivere quotidiano con gioia e con amore. Auguriamoci un buon appetito al tavolo di oggi e poniamo attenzione a ciò che guardiamo, a ciò che facciamo, a chi parliamo, a chi ascoltiamo, così da assaporare e gustare il menù del giorno, il menù di oggi. Per un più di vita, buon banchetto a tutti noi. E naturalmente lo sfondo sia sempre il pane e il commensale che sa sempre stare con chiunque. Lui, il Signore. Buona giornata a tutti!